Buongiorno, direttamente dal guardaroba, eccoci qua. Eccoci Ciao a tutti, buongiorno, come state? qui, scusate, oh, l'abbiamo fatta. Un radioso buongiorno a tutti, oggi è il 23 aprile 2020, come va? Soprattutto come va dalla tua parte? Pronto, mi senti? Io sì, ti sento Paolo, ma preferisco non rispondere a questa domanda. Pensiamo alla Hai ragione, puntata. va bene, non ti preoccupare, hai ragione, perfettamente ragione. Come va? Siamo il 23 aprile 2020, come stiamo dicendo. Esatto, oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, detta anche giornata mondiale del libro e delle rose, una cosa molto romantica per me che sono una romanticona, perché in Spagna c'era la tradizione che quando un uomo regalava a una donna una rosa, lei rispondeva con un libro. E in Spagna c'è la tradizione che nelle librerie, e quando una persona compra un libro, gli viene data anche una rosa. E c'è sempre, a parte quest'anno che purtroppo c'è il coronavirus, purtroppo, c'è sempre stata il 23 aprile una festa con tante bancarelle, con tanti libri e tante rose a Barcellona. Esatto, ovviamente, tra l'altro, dunque, tra l'altro, questa giornata è stata istituita per una concomitanza molto particolare. Sono morti oggi, e ne parleremo, tre personaggi illustri, uno delle quali si chiama Garcilaso Inca della Vega. Mi dicevi che era abbastanza significativo questo personaggio. Sì, ha contribuito a fondare il linguaggio poetico moderno, per esempio i sonetti o le strofe particolari. Sì, io stavo ridendo per un pollo radioso nei commenti, scusami. Ok, poi gli altri due personaggi li citiamo successivamente, non vi spoileriamo. Andiamo avanti. Esatto. Dunque, tra l'altro oggi è San Giorgio, anche questa cosa ritornerà, il famoso San Giorgio e il drago. Mi hai sentito parlare di San Giorgio che sconfigge il drago, una leggenda del 200, quindi è contemporanea rispetto a San Marino. No, non ho mai sentito parlare bene. Molto bene, e auguri a tutti i Giorgio, nonché Esatto, auguri a Giorgia che ci segue sempre. auguri anche a Giorgio, esatto, e auguri anche a Jorge Bergoglio, siamo bergogliosi di lui. Cancellate quello che ho appena detto. Tra l'altro nasce a Genova, è nato a Genova il Banco di San Giorgio, credo proprio con questa ricorrenza, perché San Giorgio è patrono di qualsiasi cosa, anche della peste, della malattia venerea, degli innamorati, anche della Catalogna, dove c'è Barcellona, appunto, di cui parlavamo prima, e anche dell'Inghilterra. Queste cose torneranno successivamente. E Tra appunto. l'altro noi abbiamo un format che ha appena iniziato, si spera di poterlo continuare, che è Libriamoci in volo, a proposito della giornata del libro. Quindi se avete delle storie da raccontare, state scrivendo un libro o tutto quello che riguarda i libri, potete contattarci e anche via, insomma, a distanza potremo fare un'intervista. Assolutamente, esatto. Tra l'altro, no, dicevo, parlavo prima del Banco di San Giorgio che è nato a Genova, non esiste più adesso, però tra i suoi correntisti ha avuto anche Cristoforo Colombo, Ferdinando II di Aragona, nonché la compagna di Ferdinando II d'Aragona, che era Isabella di Castiglia, di cui abbiamo parlato per l'appunto ieri, nella puntata di ieri. Molto bene. Molto bene. Allora. Dunque, nel 1977 nasceva oggi John Cena! Ta-ta-ta-ta. Auguri anche alla cognata del nostro capo, che ci saluta appunto nei commenti. La cognata di Mauri. Sì, esatto. Ah, tanti auguri a tua cognata, Auguri Mauri. anche a Giorgia, molto bene. Stanno succedendo Perfetto. cose bellissime nei commenti. Va bene, dicevo John Cena, papparappa, che poi è definito anche The C-Nation Leader o anche The Leader of the C-Nation, nel caso, per essere più chiari. Però
l'altro sembra che questo wrestler era stato convinto dalla sua collega Stephanie Nicole Garcia Colas a cambiare idea sul matrimonio. Lui non si voleva sposare, ma poi le chiederà la mano. Però, visto che lei non è riuscita a convincerlo al fatto di voler avere dei figli, si sono separati. Tra l'altro, aveva già avuto un divorzio in passato, adesso ha un'altra fiamma in questo periodo, eccetera. E poi lui collabora, però, John Cena, con la Make-A-Wish Foundation. Non so se l'hai mai sentita nominare questa, Lily. Sì, Make-A-Wish, sì, l'ho sentita nominare, è un'associazione che realizza, aiuta a realizzare i sogni alle persone disabili che non hanno possibilità. Sì, bambini dai 2 anni e mezzo fino ai 18, Sì, fondamentalmente, esatto. ci sono diverse ragazze che conosco che, per esempio, sono riuscite ad andare sul set di Un medico in famiglia grazie a questa associazione. Ok, scusa, il mio cervello. Sì, no, dicevo che nel 2015, tra l'altro, John Cena ha raggiunto il traguardo di 500 desideri esauditi, la prima celebrità che ci è arrivata. E mi diverte, lui ha anche una carriera come attore, si è staccato dal mondo del wrestling per fare l'attore per un periodo di recente, e ha recitato nel 9° episodio di Fast and Furious, ci sta, e ha doppiato anche un personaggio in un film di Scooby-Doo e anche in un film dei Flintstones, sono due film a cartoni animati per il cinema, entrambi dedicati al mondo del wrestling. Tra Ma l'altro scusa, Scooby-Doo è dedicato al mondo del c'è un wrestling? episodio che è ambientato, Ah, cioè. ok. Oh, Ok. santo cielo. Che c'è? No, finisco di dire questa cosa. John Cena parteciperà al film The Suicide Squad, previsto per il 2021. Devo vedere se questa è una buona notizia. Qui ci dicono John Cena perché era nato di sera. Se fosse nato di giorno, si sarebbe chiamato John Pranzo. Va bene. Molto bene, dopo questo Questa possiamo andare avanti. era sì, questa andava menzionata. Parlo tu del prossimo personaggio mentre io muoio dentro. Vai avanti. 1945 nasce Cristiano Malgioglio, cantautore, presentatore televisivo. Ha scritto tantissime canzoni per Mina, Raffaella Carrà, Adriano Wow, ma Celentano, Rita Pavone. compie davvero 75 anni? Sì, Nasceva nel esatto. 45. Non l'avrei mai detto. Devo essere sincero, questa cosa. Allora, Mina lo definisce tacco d'oro per il suo aspetto esuberante e tra l'altro il ciuffo biondo che ha l'ha fatto per sbaglio, non era voluto perché mentre si faceva la tinta un giorno si stava facendo il ciuffo, ha risposto al telefono, se l'ha dimenticato ed è il ciuffo è rimasto così. È molto bello. E poi presenta Fabrizio De Andrea ad Orighetti, quindi Galeotto fu Malgioglio. Esatto, E è anche filantropo, ha adottato addirittura 3 bambini a distanza, mi dicevi. esatto, sì. E il suo compagno è di 37 anni più giovane di lui. Beato lui. Bene. Carino e coccoloso. Allora, compie invece 60 anni Maria Teresa Ruta. Tra l'altro, mi dicevi che soffre di una lieve forma di dislessia, tra l'altro, questa Sì, l'ha conduttrice. dichiarato lei, sì. Deve essere abbastanza complicato. Non sarebbe interessante approfondirla questa cosa. Ma ci sono tantissimi artisti molto famosi del mondo dello spettacolo che sono dislessici. Tra l'altro, ha partecipato a un sacco di programmi. Ha condotto anche l'ultima edizione di Ok, il prezzo è giusto. Esatto. Poi Giochi senza frontiere, l'isola dei famosi e poi 5 edizioni consecutive con il grande Cino Tortorella a cavallo tra gli 80 e 90. Grandissimo Cino Tortorella, dopo quando il suo compleanno, oh, ne abbiamo già parlato, mi sa, ne abbiamo già parlato. Indagherò, no, comunque no, me lo ricorderei. Ah, ok. Esatto. Proprio per un breve periodo si è dedicata anche alla politica, tra l'altro. Sì, e un giorno ha confessato in un'intervista di essersi dimenticata i figli in autogrill perché era troppo impegnata a farsi le foto con i fans. Piripipipipipi. Va bene. Ok, E sì, la perfetto. cosa forse più triste che mi ha causato un danno cerebrale è il fatto che in questo momento, cioè, alla fine è lavoro, non è che possiamo qui a dire, però vederla negli anni 90 in una vita
videocassetta che ho registrato ai tempi allo Zecchino d'Oro e sapere che adesso è opinionista di Pomeriggio 5 non è la live, non è la D'Urso. Eddie, Parla del prossimo personaggio che io vado avanti. tutto fa brodo, no? Come in questo periodo. Tutto fa Broadway. Andiamo avanti. Ok, allora Ne nel compie 1900. 85 invece quest'altro personaggio, se non... Esatto, il prossimo personaggio compie 85 anni, nata nel 1935. E sono molto emozionata nel raccontare di lei perché poi dopo avrò modo anche di farle vedere, ascoltare questa intervista e questa puntata. E stiamo parlando di Milena Vukotic, grandissima attrice che è diventata famosa soprattutto per essere stata la moglie di Fantozzi Lapina e in quasi tutte i film di Fantozzi tranne i primi due. Infatti è stata sostituita da Liu Bisozio. Liu Bosisio, ecco. Bosisio, Liu ecco, scusate. Bosisio, che oltre che essere stata la prima Pina, è anche la doppiatrice storica di Marge Simpson. Sì, io scusami se ti interrompo. Ci dicono nei commenti: c'è il rischio che la Ruta si sbagli e scriva il suo cognome con due T. Io ho fatto un facepalm gigantesco a leggere questa cosa. Puoi andare avanti. Magari potevi dirlo mentre parlavo di un altro Lo so, personaggio. ma è andata così. Vai avanti. Bene, e stavamo dicendo, c'è molta stima reciproca con Paolo Villaggio e sono stati amici da sempre e vincono anche il Nastro d'Argento per il film Fantozzi in Paradiso. Ma oltre ad essere conosciuta per essere la moglie di Fantozzi, è conosciuta anche per aver interpretato per 20 anni la moglie di, poi moglie nel corso delle serie, la moglie di Dino Banfi in Un medico in famiglia ed è stata una delle pochissime, lei e un altro personaggio forse sono stati per tutte le 10 serie non hanno mai abbandonato e quindi di questo la ringrazio e la ringrazio anche per tutte le emozioni che ci ha regalato e ho avuto modo di conoscerla e anche suo marito, È un po' la sì. Brooke the Beautiful di Camino Medico in Famiglia, insomma, mi stai dicendo, i personaggi che... Sì, ho avuto modo di conoscerla e ho conosciuto anche suo marito. Si è sposata a 68 anni e questo ancora di più la mia stima. E, con Alfredo Baldi, un critico cinematografico, e non ha mai avuto figli. È molto riservata e non ama esporsi al pubblico. Infatti, le avevamo chiesto se voleva intervenire per un saluto, ma ci limiteremo a mandargli appunto a mandarle la puntata. Ecco, e Ok, ho dovuto risolvere un piccolo problema tecnico. Purtroppo, vabbè, pazienza. È rimasta bloccata. Piccolo problema tecnico, ma pazienza, è andata così. Stavo dic dicendo quindi non si è che. sentito quello che No, ho detto si è di. sentito, però eri semplicemente ferma. Ma adesso ti ho messo a posto. Chiedo il mite schiuma. Dice no, tra l'altro io l'ho visto a fare il personaggio anche del Mascetti in Amici miei, tra Ah l'altro, il sì, personaggio del... Esatto. uno dei suoi primi film. Dunque, molto bene. Ma c'è il mio quadratino, giusto? Sì, Sì. Ok. ci sei. Sì, eri solo... Ok, passiamo dalle stelle a personaggi altrettanto illustri of the past, del passato. Allora, qui, signori, nel mezzo del cammino di nostra vita, nasceva nel 1857 Ruggero Leoncavallo. Però attenzione, perché Ruggero Giacomo Maria Giuseppe Emanuele Raffaele Domenico Vincenzo Francesco Donato Federico Gesù Leoncavallo. E aggiungerei Vien dal Mare, visto che parlavamo di Fantozzi. 12 nomi più il cognome. Queste cose mi fanno impazzire. Chi è? Era morto nel 1919, aveva 62 anni ed è il compositore della Bohème e soprattutto di I Pagliacci, che contiene appunto il brano Vesti la giubba, noto anche come Ridi, pagliaccio. Poi, tra l'altro, si è iscritto alla facoltà di lettere a Bologna, seguendo i corsi del grande Carducci, Giosuè Carducci, e laureando sull'età di 20 anni.
dopo ieri con Lenin che ha dato gli esami di 4 anni in 1 anno e mezzo, abbiamo un altro fuoricorso. Poi si è mantenuto insegnando privatamente il pianoforte e suonando nei caffè concerto in Francia e in Inghilterra, insomma un cervello in fuga anche nell'Ottocento, che comunque ha fatto scintille. È stato anche attivo nella corte in Egitto, insomma, un gran personaggio che meritava di essere ricordato nel mondo dell'opera italiana. E rimaniamo comunque nei personaggi veramente molto illustri. Abbiamo detto che oggi, nello stesso giorno, morivano tre grandi. Abbiamo parlato di Garcilaso, abbiamo parlato prima di Della Vega. Esatto. Garcilaso Inca della Vega, credo fosse il nome completo. Un altro personaggio che non solo è morto il 23 aprile 1616 con Della Vega, ma è anche nato sempre nel 23 aprile, Esatto, sì. a 52 anni E appena insieme a compiuti. Cervantes insomma, sono morti nello stesso anno ed è per questo Nello stesso anno e lo stesso giorno, ecco. Sì, ma sono morti anche nello stesso anno, nel 1616. Esatto. E quindi tutti e tre, essendo morti tutti e tre nello stesso giorno, nello stesso anno, l'UNESCO ha deciso proprio per questo, per la morte di questi tre scrittori famosissimi, di istituire la giornata del libro. Non so se l'avevamo detto prima, volevamo dirlo perché è importante. Sì, sì, perché adesso volevo parlare un attimo di Shakespeare, che come dicevo è nato e morto il 23 di aprile. Esatto, sì. Esatto. È il più grande drammaturgo di tutti i tempi e grazie a lui abbiamo praticamente tantissimi modi di dire e tantissimi vocaboli in inglese. E lui ha, perché quando lui non riusciva a trovare le parole giuste se le inventava. Quindi grazie a questo abbiamo tantissime parole inventate da lui. E anche molti modi di dire che arrivano dalle sue opere, diciamo, tra cui Molto rumore per nulla o Non è tutto oro quel che luccica che viene dal mercante di Venezia. Sì, mi raccontavi questa cosa di questa donna, di questi tre scrigni, praticamente, dice, chi di voi tre mi avrà in sposa deve scegliere lo scrigno che contiene il mio nome. Era uno d'oro, uno d'argento, uno di piombo. Esatto, sì, praticamente tutto, non è tutto oro quel che luccica, viene dal fatto che lo scrigno giusto era quello di piombo, perché appunto anche se non era oro, luccicava lo stesso perché era quello giusto che era quello giusto, Comunque, dentro insomma. allo scrigno d'oro c'era scritto: Non è tutto oro ciò che luccica. E tra l'altro, oggi tutti a guardare Shakespeare in Love ci dicono: no, tra l'altro, questo espediente l'ho usato anche in Re Lear, nel senso che le due figlie che dicono a Re Lear: Sì, noi ti amiamo tantissimo, quindi gli dà parti del suo regno. E tu cosa mi dai? Non mi ricordo i nomi delle figlie, non ti dico nulla, padre. Diciamo era un espediente abbastanza simile. Ok, e si sposò a 18 anni con una ragazza più grande di lui ed era già incinta. E dopo pochi mesi nacquero due gemelli e dopo qualche anno un altro figlio, quindi in totale ha tre figli. Però purtroppo non ha discendenti perché morirono tutti prima di lui. Esatto, Anne Hathaway, esatto. Pare che il matrimonio sia Esatto. stato affrettato proprio dalla gravidanza. E dicevi che la sua famiglia, tra l'altro, era anche analfabeta. Sì, non sappiamo poi tra l'altro se Shakespeare si scrive veramente così, ci sono tanti modi di scrivere Shakespeare e anche per riguardo alla sua morte non si sa, cioè è tutto molto ipotetico, si dice così, per quanto riguarda Shakespeare, però comunque è stato un grande drammaturgo, e, insomma grazie a lui abbiamo Romeo e Giulietta, Amleto e tante altre opere fantastiche. Esatto, poi prima di arrivare all'indovinello abbiamo i nati sportivi, abbiamo due personaggi oggi, abbiamo già parlato di John Cena in realtà, però abbiamo Christian e Damiano Zenoni, due gemelli del calcio, due giocatori che poi hanno giocato in squadre molto diverse,
Scusa. Christian ha giocato nella Juve, Dabiano ha giocato sempre in bianconero, ma nell'Udinese. Tra l'altro succedeva questa cosa molto curiosa, secondo cui quando uno faceva un gol, l'altro gemello esultava anche se era in un campo completamente diverso a chilometri di distanza. uno strano destino che unisce i gemelli. E hanno tra l'altro giocato entrambi in nazionale, ma in occasioni molto diverse. E al momento stanno allenando insieme il club Feralpi Salò, della città di Salò in Serie C. In bocca al lupo, ragazzi. Bene, quindi come dicevamo prima, uno dei tre scrittori morti nel 1616 è oltre Shakespeare e De la Vega, è Miguel de Cervantes, che Esatto, Saavedra. è Miguel de Cervantes Saavedra, o come si legge? esatto, che è noto per aver scritto Don Chisciotte. E ci vollero 20 anni per scrivere Don Chisciotte, e tra l'altro lo scrisse in due parti, cioè prima scrisse una prima parte e poi dopo aspettò di vedere come se aveva successo oppure no, poi scrisse una seconda parte e probabilmente lo scrisse in galera perché lui prima di dedicarsi alla scrittura ebbe tantissime avventure, disavventure, quello che insomma. Meglio dire disavventure, perché fu incarcerato, fu Magari in una. anche con i mulini a vento, magari. Non... Esatto. Sì, ha avuto la scomunica. Poi d'altronde la sua immagine è anche scolpita sulle 50 centesimi, sui 20 e sui 10. Io di solito colleziono monete, quindi queste cose ce le ho, ma oggi non ho la stessa fortuna. È vero che collezioni monete. Esatto. Ok, tra l'altro gli è stato Mega. anche intitolato un cratere sulla superficie del pianeta Mercurio. Esatto, sì. Che non è l'unico a essere su Mercurio, ci sono anche altri scrittori. E passiamo all'indovinello perché è abbastanza tardi. Sì, ok, allora l'indovinello ce lo scoliamo. Allora, ho gambe lunghe e vista corta. Vola lontano senza scorta. Se degli occhiali vuoi far senza, rimane dentro l'apparenza. E non ho purtroppo visto oggi risposto a questo indovinello. Forse era un po' particolare. Comunque, riferito al pensiero. Pensiero, gambe lunghe e vista corta. Vola lontano senza scorta. Se degli occhiali vuol far senza, rimane dentro l'apparenza. Neanche Io non l'ho capito molto sta cosa, però va bene. io, ti dirò la sincera verità, non l'ho capito neanche io. Bene. Ma un po' meno arzigogolato forse è questo indovinello odierno del 23 aprile 2020. Su che giorno è? Prego. Lo dico io. Ho 100 gambe ma non sto in piedi. Ho un lungo collo ma non ho la testa. Aiuto le ragazze a essere belle. Cosa sono? Se ti viene in mente, ecco, rimane. Fammelo sapere dopo la diretta, perché intanto Ma arriviamo. per le prime due frasi magari potevo avere in mente qualcosa, ma sull'ultima frase, ma Valuteremo, valuteremo. ok. Accadde oggi. Allora, Sì. sì, io voglio capire questa cosa. Nel 1348, in occasione appunto del giorno di San Giorgio, Esatto. Re Edoardo III fondò il nobilissimo ordine della giarrettiera. Di cosa stiamo parlando? La giarrettiera è una parte di biancheria intima, tipo un laccio che consente alle calze di stare su, di non andare giù, diciamo. E proprio in un momento in cui stavano ballando, Edoardo III aiutò una ragazza a tirarsi su le calze e da lì inventò l'ordine della giarrettiera, che è tuttora il più grande ordine cavalleresco inglese, di cui fanno parte anche le donne. No, no, Mi senti, sì, Paolo? no, dicevo, ok,
Molto particolare. Allora, no, mi fa stranissimo, ma va bene così. Andiamo avanti. Poi, invece, nel 1508, alla morte dell'ultimo duca di Montefeltro, Guidobaldo, tutti i possedimenti del casato passano a Francesco Maria della Rovere, che, se non ricordo male, aveva sposato appunto una Montefeltro. Perché citiamo questa cosa? Perché noi sammarinesi e Montefeltro gli vogliamo di bene, perché sono stati fondamentalmente i nostri compagni di sventura durante i tanti momenti in cui l'indipendenza di San Marino è stata minacciata, ora magari dai Malatesta, soprattutto da Sigismondo Malatesta, c'è anche il castello, tra l'altro, il castello a Rimini di Sigismondo Malatesta. Esatto, e tra l'altro ricordiamo, approfittiamo di questo per ricordare che noi siamo una radio web sociale che trasmette da San Marino. Esatto, E ugualmente. Piccolo dettaglio in esatto, sì, significato, esatto. ogni tanto lo ricordiamo. E non hai ricordato il numero di telefono se vogliono indovinare? Beh, è altrettanto vero che è qui il numero, anzi è qui, anzi no, ci sei davanti tu, è qui, è vero, il numero di telefono 331-222-0590. Non Esatto. ho assolutamente preso il numero, va bene. No, più o meno sorpreso, dai. Allora, chiudiamo. Siamo veramente addirittura d'arrivo con la Piaggio. Sì, allora nel 1946 nasce la Vespa Piaggio, lo scooter più famoso al mondo. Enrico Piaggio affidò la creazione a Corradino d'Ascagno, che spostò il serbatoio nella parte posteriore per ricavare spazio per le gambe. E è una delle caratteristiche che rese famosa la Vespa Piaggio e fu consacrata grazie alla celebre scena in Vacanze Romane quando loro percorrono Roma con la Vespa Piaggio e diciamo fu icona di italianità del dopoguerra, con lei nacque un nuovo modo di vivere la strada e un grande fenomeno di costume che varcò i confini nazionali. Ed è soprattutto, Ricordiamo, sì, soprattutto sì? la pioggia è molto comoda da usare quando c'è la pioggia, finisci, dicevi cosa. Ecco, sì, non fa Non ridere. ha senso, soprattutto, sì, vai avanti. Dicevo, ricordiamo a proposito di questo che abbiamo intervistato e anche creato il suo showreel a Patrizio Pelizzi, che salutiamo con affetto, che appunto il 12 novembre dell'anno scorso è andato in onda in TV. Con appunto Enrico Piaggio, un sogno italiano, con Alessio Boni, dove faceva una piccola parte ma molto significativa, e lo Sì. Esatto, trovate il film lo trovate su Rai Play, Enrico Piaggio, un sogno italiano. era molto grande, sembrava molto Brad Pitt. Dottore, non fate stupidaggini, toglietevi da lì, è un ordine. Era molto, molto autoritario. Mi ricordava molto Brad Pitt in Bastardi senza gloria. Poi. Sì, se volete andate sul nostro canale YouTube di Radio Web in Volo, c'è sia la sua intervista in vita Sì, anche un d'attore. breve trailer del suo showreel. Se cercate Esatto. Patrizio Pelizzi. Esatto, poi il suo showreel in realtà è sul suo canale, ma noi l'abbiamo ricollegato. Poi, di volata in chiusura nel 1956, Elvis Presley ha tenuto il suo primo concerto, il suo primo spettacolo a Las Vegas del Nevada, viva Las Vegas. Non penso di dovermi soffermare su Elvis Presley perché è il re assoluto del pop. E chiudiamo con il fatto che il quindicennale del sito forse più importante per quanto riguarda la condivisione di contenuti, nonché il secondo motore di ricerca al mondo, cioè YouTube. Esatto. Alle 20:27 è stato registrato il primo account e caricato il primo video. In realtà ho guardato la data, c'era scritto il 24 aprile, forse è una questione di fuso orario per cui risulta quella data. Questo video in cui si vedono questi elefanti è uno dei tre fondatori di YouTube che parla appunto davanti a questi elefanti, che ha raggiunto 90 milioni di visualizzazioni. È un risultato importante, ma YouTube ha permesso di raggiungere risultati molto più importanti, perché se è vero che in Italia sono in pochi a raggiungere milioni di persone come fa la televisione, nel mondo è veramente impossibile che una televisione raggiunga miliardi di persone come fanno certi video di YouTube.
Tipo Despacito, ma questa è un'altra triste storia. Chiudiamo con questo momento di Bene. tristezza, con l'indovinello che vi ripetiamo per insomma, proporvi di rispondere al 331-222-0590. 90. Ho 100 gambe, ma non sto in piedi. Ho un lungo collo, ma non ho la testa. Scusate, aiuto le ragazze ad essere belle. Cosa sono? Pensateci, è meno arzigogolato di quello di ieri, sicuramente. Grazie per essere stati con noi. E a domani, Sì. sempre qui alle 10. Su che giorno è? Giorno. Ciao a tutti. Ciao.